Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Oggi andiamo a scoprire un po' di street art e di writing tra le vie di uno dei quartieri più vibranti di Milano, cioè Nolo. Vai! Partiamo subito da uno dei simboli per quanto riguarda l'evoluzione e anche la rigenerazione di questo quartiere, che è Piazza Morbegno. Ci sono decine di attività che negli anni si sono evolute, sono nate attorno a questo spazio, tra cui il Che Pensi Mi, che è uno dei miei locali preferiti di Milano, che ha avuto un ruolo importante anche nella generazione e l'evoluzione di Nolo. Che Pensi Mi, che è una parola milanese, che vuol dire ci penso io, assurdo, un sacco di gente non lo sapeva. I muri di questo quartiere raccontano un sacco di storie, storie vecchie, storie nuove, c'è da camminare, guardarsi attorno, scoprire, indagare, bisogna essere molto curiosi. L'ultima cosa ad essere rinata è proprio l'edicola di Piazza Morbegno, che è stata presa in mano da un artista che si chiama Omino Rosa. Per anni infatti questo artista ha tappezzato le vie del quartiere con i suoi omini rosa e alla fine ha deciso di prendere in mano l'edicola, trasformandola non solo in uno spazio che permette di parlare con la comunità, ma anche uno spazio dove esporre opere d'arte. Quello che andiamo a vedere adesso è uno degli ultimi interventi in queste vie del quartiere ed è un'opera, o un muro, di Ello Marte, writer, street artist storici di Milano, cui lavora sui muri dal 96, quindi comunque tantissimo tempo. Io vi potrei raccontare un po' della sua storia, ma come so già che sbaglio, perché non ho studiato bene, vi linko il suo sito internet direttamente nella descrizione del video. Ora mi sono spostato verso un'altra zona del quartiere Nolo, che è via Termopili e via Marco Aurelio. Qui ci sono alcuni degli interventi più vecchi della zona. Sono due principalmente perché il terzo è stato distrutto, mi sembra, qualche mese fa. Nel terzo c'era una delle prime opere di TV Boy a Milano, purtroppo non c'è più, ma dovrei avere una foto, quindi se riesco la carico qua. Se vedete che non ho caricato nulla è perché non ho trovato la foto. Quello che vi mostrerò fra poco è un muro di Tomoko, che è un'artista contemporanea giapponese molto famosa. Il muro ha subito 2 o 3 rinnovamenti, ma la parte di Tomoko è sempre rimasta intatta. Adesso è possibile vedere dei pezzi tramite stencil, mi sembra, di Pablo Pinxit e anche un lettering di Sand. Comunque il livello è altissimo. Tutto questo dovrebbe far capire perché questo muro va inserito assolutamente in un itinerario nella zona Nolo alla ricerca di street art. Basta fare una camminata di 200 metri e gira in via Marco Aurelio e si può trovare un altro muro vecchissimo della zona, un intervento di tanti anni fa, un lavoro fatto da Sonda e Bros, che nonostante gli anni comunque continua a resistere, leggermente spaccato, ma proprio poco poco è ancora di altissimo livello. Ci sono poi tanti altri interventi in questa zona, soprattutto andando verso Piazzale Loreto, però preferisco staccarmi un attimo e andare verso il Parco Trotter, perché dentro il parco ci sono altri due muretti e di fronte c'è un'opera di Vim. Vim è uno street artist molto giovane, l'ho conosciuto qualche anno fa, grazie ad un amico che abbiamo in comune. Lui lavora con l'iperrealismo sui muri, tendenzialmente rappresenta animali e i suoi muri sono sempre belli. Tanti anni fa a via Pontano il suo muro del gatto e dello squalo erano diventati molto famosi, però come normale che sia sono stati colpiti.
chiaramente quando si viene in Nolo non può mancare il passaggio in via Pontano. Io in questo video non parlerò di via Pontano perché ho fatto un video doc, anche se è ora di rifarlo perché ormai è passato un anno, va assolutamente inserita all'interno dell'itinerario in Nolo. L'obiettivo è quello di arrivare alla fine di via Pontano per andare a vedere i muri di via Padova. Il primo, che è sicuramente il più interessante anche perché è recente, è quello che è stato definito Tunnel Boulevard. Si tratta di un sottopasso che è stato totalmente rigenerato grazie all'utilizzo dell'arte urbana, principalmente poster art e stencil art. Ma come sempre questa cosa ha suscitato un po' di problemi nel quartiere, perché questa attività viene vista come gentrificazione e quindi c'è chi combatte fortemente nel dire che via Pontano non è un boulevard. Però ci sta, fa parte dei giochi. Questo angolo troppo spesso viene considerato una discarica e purtroppo è così. Superando il sottopasso e andando verso Piazzale Loreto si possono vedere due interventi. Uno è il Dante di Boris, molto bello, e l'altra è una facciata di qualche anno fa di Giorgio Bartocci nel suo classico stile liquido. Andando più avanti si può trovare il secondo ingresso al Parco Trotter che porta all'ex convitto. Dentro al giardino dell'ex convitto ci sono due interventi molto belli, molto grandi, del duo Stan Lex. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. L'ultima tappa del tour è verso la fine di Viale Padova. C'è da dire che questo non fa parte realmente di Nolo, perché Via Padova è un quartiere a parte, però per convenienza ce lo butto dentro. Questi sono i muri del liceo artistico Caravaggio e qui si trovano alcuni dei muri più vecchi della zona, con degli interventi che sono molto molto belli. Ammettere che erano anni che non passavo di qua per vederli e si sono mantenuti intatti, a parte il fatto che ci sono le piante, gli arrampicanti che stanno coprendo un po' tutto, però va bene ancora così. Nonostante fosse fuori dal mio itinerario iniziale, ho deciso di aggiungere una tappa, che è il muro di Robico, o Robico, non vorrei sbagliarmi, che si trova ad angolo con Viale Padova nell'edificio, o meglio sull'edificio della Fineco. Nel suo lavoro sono rappresentate due sciure, è molto stile anni 80, diciamo, la rappresentazione, con un visore, che è un collegamento fra il presente, il passato e il futuro. Il titolo dell'opera è Eternity, una crasi fra Eternity e Sì, o almeno io penso che sia così, vi lascio alla vista del muro. Questo muro si ricollega, o meglio si ricollegava a un altro muro di Cecos che c'era qui, che vi mostro qua. Vi sottolineo che Robico, proprio qualche giorno fa, mi ha detto che in teoria dovrebbero fare un nuovo muro sempre in questa zona, però purtroppo non ho potuto aspettare perché avevo fretta di montare questo video, quindi eventualmente caricherò delle foto in futuro. Insomma, c'è da dire che questa zona pullula di arte urbana, quindi vale la pena organizzarsi e venire a fare una camminata. 2-3 ore si può fare tutto. Concludo qua il video, sono sempre Disagion. Vi invito a seguirmi pigiando sul tasto segui, magari pigiare pure sul like perché così ricevo dei feedback importanti, commentare se ci avete voglia. Mi trovate su disagion.it oppure
come Disagismi Urbani se cercate come podcast o newsletter. Inoltre non dimenticatevi che mi trovate anche sull'Instagram. Ciao!